I finanzieri della compagnia di Giulianova, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare personale e domiciliari nei confronti di un professionista residente nella provincia teramana ed il sequestro preventivo di 90.000 euro per truffa e danni dello Stato. Sono state coinvolte e denunciate 94 persone. Arrestato con la misura degli arresti domiciliari un professionista per favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, oltre reati di falsità ideologica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'arresto è la conclusione di un'articolata attività investigativa svolta in sinergia con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, con cui è stato appurato che il professionista, depositario delle scritture contabili delle società coinvolte, in concorso con un avvocato della provincia teramana, sono riusciti ad ottenere indebitamente il rinnovo del permesso di soggiorno di 80 cittadini extracomunitari. All'interno di questa complessa indagine è stato appurato che due professionisti in concorso tra di loro sono riusciti ad ottenere indebitamente il rinnovo del permesso di soggiorno di 80 cittadini extracomunitari originari della Tunisia, Marocco, Bangladesh. Il tutto mediante la redazione di falsa documentazione riferibile a contratti di lavoro, false buste paga ed inserimento di questi dati nel sistema informatico del lavoro della regione Abruzzo. La documentazione preparata ad hoc, oltre ad essere inviata telematicamente dallo studio del professionista per implementare falsamente il sistema informativo lavoro della regione Abruzzo, veniva consegnata dai soggetti extracomunitari a vari sportelli unici per l'immigrazione distribuiti sul territorio nazionale, permettendo a questi ultimi di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.